superate le mie disavventure amorose con le pietre, è finalmente giunta l'ora di andare ad incontrare Mauro dopo il suo ritorno tra gli uomini. Dopo un'ora tra le onde, finalmente raggiungiamo l'isola. Io facevo l'insegnante di educazione fisica. Sono sempre stato un contestatore, no? Io ho disobbedito molto alle leggi dello Stato, ho disobbedito molto ai genitori, ho disobbedito quasi sempre, ho disobbedito anche qua. C'era Diogene, quando andava al mercato, rideva come un matto. Quella non mi serve. Quello non mi serve, non gli serviva niente. Meno cose ti servono, più sei felice, stai bene. Mauro ora abita qui, a pochi passi dal centro della Maddalena. Senti Mauro, dimmi, com'è il ritorno tra la gente? Mi manca la solitudine e il silenzio. È stata un'esperienza che ho passato, quella di 32 anni là. Basta, chiuso. Ma poi non ho più voglia, non mi va più. Vabbè, è stata un'esperienza che ho goduto. Ne porto i segni, i ricordi, eccetera, evidentemente ne rimarrà nel cuore per tutta la vita, penso sì. Tu te la ricordi l'ultima notte prima di lasciare l'isola? No. No, perché io quando ho fatto questa scelta qui, che ho deciso di cambiare, ho cancellato, basta. Com'è cambiato vivere da eremita, adesso ci sono i social? Perché appunto non potevo, quello che dico d'estate qua alla gente che viene, non potevo urlarlo in America, non mi avrebbero sentito neanche in Australia, neanche in Brasile. Allora ho dovuto farmi dare una mano dalla tecnologia, cioè di far capire la differenza che c'è tra vedere in superficie e andare in profondità della bellezza. Perché se io vado via di qua, e lo so benissimo, io non sono più nessuno. Tu quando sei venuto qua volevi essere nessuno, volevi stare fuori da tutto. Sì, e poi mi sono reso conto che era assurdo, perché non è possibile continuare a vivere in mezzo della gente, con della gente, e vedi che stanno distruggendo. Io ho sempre avuto questa mania di insegnare, di dire la mia opinione, si dovrebbe fare così. E allora, ancora adesso, cerco di continuare a fare. Le strade della Maddalena sono diverse dalle spiagge di Budelli, ma sono pur sempre state calcate anche da Giuseppe Garibaldi, che aveva scelto l'isola di Caprera come suo buon ritiro. Ed io, al suo cospetto, voglio estirpare al mio vecchio amico cinico un barlume di speranza, perché il suo messaggio è la soluzione. Sono sempre della stessa opinione di prima, che bisogna cercare di avere e possedere il meno possibile. Ma dopo tutto questo tempo, dopo 30 anni fuori dal mondo, sì, essere tornato nel mondo, come l'hai trovato? Peggio di prima. Ma qua l'ingiustizia è di tutti i giorni. Ma porca Eva, succedono delle cose orripilanti nel mondo. Se non sei riuscito a Gesù a modificare... Se non sei riuscito Greta con tutti, ci riesco io. Cioè, tu rinunci a combattere? Sì, perché è inutile, perché non si può combattere. Però non è giusto rassegnarsi, dai. Non possiamo lanciare questo messaggio. Dobbiamo comunque fare in modo che quelli che vengono dopo di noi... Dobbiamo lottare dentro di noi per renderci migliori noi, per essere noi, che saremo noi la spinta nuova. Dobbiamo cambiare noi,
non farsi cambiare dagli altri in una direzione che vogliono gli altri. E allora sì che il mondo potrà cambiare in meglio, perché sennò moriremo tutti. Non ho mai creduto alla storia della farfalla e lo tsunami dall'altra parte dell'oceano, ma se le parole dell'eremita dovessero arrivare fin là dietro quegli scogli, forse potremmo ancora ammirare questo smeraldo per chissà quanto tempo ancora.